ha chiuso tutto con quel momento, con quel finale di Roma-Bologna e con quella rissa tra Antoine e Kundispa che non ci ha lasciato indifferenti, e ci saranno delle conseguenze che tra poco vi racconto. Intanto bentornati sul mio canale, io sono Federico Marconi, nuovo episodio della YouTuber Summer Cup. Oggi si conclude la fase a gironi con le ultime quattro partite, poi si giocano i playoff che vi ricordo saranno tra le seconde di un girone e le terze dell'altro girone, quindi ovviamente disegniamo tutto in campo tra qualche istante. Prima di partire vedete in grafica quelli che sono stati i risultati delle prime otto partite, tante sorprese, qualche giocatore che si è preso la scena come Jay Pata per esempio, che ha segnato tantissimo, 7 gol in 2 match, fino ad arrivare a quel momento, a quella polemica finale tra Antoine e Kundispa. Qualcosa di brutto che non vorremmo mai vedere alla YouTuber League, alla YouTuber Summer Cup e in generale in un qualsiasi contenuto presente sul mio canale. Non è un messaggio che ci piace far passare e ovviamente non possiamo rimanere indifferenti. Quindi, signori, ci sono delle conseguenze. Entrambi, per comportamento antisportivo, sono squalificati. Salteranno la prima partita che le loro squadre giocheranno oggi. Ed è un danno, ovviamente, per entrambe, perché sono due partite importanti. La Roma giocherà contro il Milan senza portiere, una partita che è fondamentale per il passaggio del turno. E il Bologna si gioca con la Lazio, lo stesso obiettivo, il passaggio del turno, prima ancora rispetto a Milan e Roma. A questo punto io passo la palla a Lasagna, la mia spalla, che conoscete molto bene e che ha ascoltato le sensazioni post dei due protagonisti, Antoine e Kundispa. Antoine, tu sei stato il primo ad alzare i toni, vorremmo sentire anche un po' la tua versione dei fatti. Cosa ti ha portato a una reazione così eccessiva? Volevo chiedere scusa pubblicamente all'organizzazione, anche alla mia squadra e alla squadra del Bologna, perché questo non è l'esempio che si deve dare in un contenuto del genere. Ho reagito così perché mi sono visto alzare le mani, non era assolutamente mia intenzione e per primo non l'avrei mai alzate. Ti sentirai responsabile in caso della sconfitta della Roma contro il Milan? Beh, assolutamente sì, perché come si dice, chi sbaglia paga. Mi dispiace non esserci e per questo sarò non fisicamente in campo ma con la mente. Faccio un grande in bocca al lupo, chiedo ancora scusa e non si ripeterà, e buona partita e buon evento a tutti. Sentiamo adesso Kundispa, attaccante del Bologna, che è stato coinvolto e che ha alzato le mani per primo. Volevo chiedere scusa a coloro che vedranno le immagini, perché di certo non sono belle. Per quanto riguarda il fatto di essere stato il primo ad aver alzato le mani, è stato un mio errore perché ho reagito a delle parole con una spinta, evitabile assolutamente. Di certo è un brutto gesto che condanno in primis, condanno me stesso, so di aver sbagliato. Queste le parole dei protagonisti, adesso ovviamente è tempo di fare lo step successivo, di pensare al campo e in particolar modo a chi vi racconterà queste partite. Ho l'onore di avere accanto a me un sex symbol, un calciatore, soprattutto un telecronista di DAZN, mi dicono dalla regia, Riccardo Mancini. Eccoci. Ciao, come Fede, stai? Bene, ma questa presentazione perché? Perché su sex symbol ti sei... Soprattutto vabbè, su quello perché... In che modo il Napoli migliorerà questa volta contro la Fiorentina? Motivandoci, perché la Fiorentina è stata sempre per noi un avversario che temiamo, soprattutto in ambito non YouTuber Summer Cup ma al di fuori della Summer Cup. Giocheremo, a proposito di Fiorentina, col sangue agli occhi. Vi spaventa questo Napoli che non conoscete e soprattutto che ha la reputazione di essere una delle squadre più forti di questo campionato? Il Napoli è una delle favorite, ha dei giocatori molto molto forti, però ce la giochiamo, noi ce la siamo giocati con l'Inter. In che modo hai cercato di spronare la squadra a fare meglio, soprattutto meglio delle ultime due partite? Io ho detto una semplicissima cosa: guardatevi intorno e vedete quanta gente da Napoli è venuta. C'è un bambino che abbiamo portato in panchina con noi perché merita. Bisogna farlo per loro fondamentalmente, perché è una competizione tra amici, vogliamo divertirci, però non vogliamo neppure sfigurare per chi viene da lontano. Veniamo adesso invece dall'altro lato a Olmo e Lorenzo, gli allenatori della Fiorentina. Quali strategie adotterete per cercare di rassegnare di più la squadra o almeno di non farla perdere? Allora, io ho detto solo una frase, ragazzi: uomini forti, destini forti. E finisco qui, poi la santa. Partiti con il primo match di giornata, subito il tentativo da parte di Emanuelson che termina fuori, Fiorentina però che vuole partire aggressiva. Calcio d'angolo viola con Carpitelli. Ognissanti a protezione, duello tra capitani, fallo di Fius. E qui Fius va a muso duro con Pierluigi Collina, che però ignora, va, prosegue nella sua... Sapevo che l'avresti detto prima o poi. Prima o poi, sì. Però un complimento, sì, peraltro, sì, il miglior arbitro della storia. Crispo, non ci casca Carpitelli che gli da
spettare e a recuperare il pallone. Poi Baffo benissimo, buona uscita del Napoli. Crispo è andato! Perché poi va sempre a finire nello stesso modo. 1-0 per il Napoli. L'ha fatto Crispo e l'ha fatto bellissimo. Forte vero, Simone Crispo che manda baci al pubblico. Crispo, ancora a campo per Crispo, Matthew Ferroni la lascia lì, ogni santi protegge, intervento fondamentale del capitano che però non riparte. C'è Matthew a raccogliere, c'è Mirko ad attendere, palla su Crispo che si è girato non so come. Non c'è fallo però, non c'è fallo, non c'è fallo. Quindi ripartita la Fiorentina, quel fallo c'è. Qui il fallo c'è! Occhio! Gnabry chiede il rosso. Questo non può restare in campo. Partita anche da un punto di vista di clima difficile per il Napoli. Giallo per Mirko. Carpitelli solo. Completamente. Emanuelson sull'esterno della rete. E finisce qui il primo tempo, quindi rapido flash. Simone Crispo qui ai microfoni di... Di chi? Boh. Nostri, dai, vieni Simo. Allora, raccontami il gol, anzi raccontalo a lui, che è uno che se ne intende. Vai, perché Simo, raccontami questo gol. Niente, sono andato a sinistra, ho tirato. In realtà non sei andato a sinistra, sei accentrato, hai preso palla e poi hai fatto quello che hai fatto. Non penso sia stato deviato, non lo so perché. Pare di no in realtà, forse l'ha toccata malapena il portiere. Sì, perché ho visto tipo rimbalzare. Bel gol, spero di farne altri 3 o 4. Spero che tutta la squadra fa. Senti, abbiamo visto dei baci al pubblico. Sì, perché prima della partita ho chiesto una cosa. Ho detto, non dite lavali col fuoco perché non sapete neanche cosa significa. Però purtroppo Federico a sto punto rispondo con dei cuori e con dei baci. Bravo la... A questa ironia ti fa onore. Mirko, al volo, il tuo intervento, tante polemiche per quel giallo, volevano il rosso. Ho messo la gamba e giustamente lui correndo poi si è fatto male più cadendo al ginocchio che col calcio, diciamo, che gli ho dato. Però ho chiesto scusa, abbiamo chiarito il tuo... Napoli che ieri ha battuto la Juve, ha perso con l'Inter e adesso sta giocando l'ultima partita del suo girone. Qui errore clamoroso di Iannacci. Romero, Dario! Splendido Romero con la punta, straordinario Dario. Difende col fisico, Matthew, sinistro! Di Matthew! 2-0! Non hai sottolineato tanto, sì, le mosse di Super Allan, eh? Ma perché... Cioè, guardalo. Basta così, no? Ok. Ottimo! Dai. Bravo! Vai Matteo, vai! Matteo! Porta a spasso il pallone, ma non c'è più tempo! Il Napoli vince 2-0, il Napoli passa da seconda nel gruppo A e affronterà la terza del gruppo B nel playoff. Cosa ti auguri per la tua squadra nelle prossime partite? Studiamo un po' gli avversari e testa ai playoff. Secondo te doveva esserci cartellino rosso su quell'azione di Mirko? No, perché comunque non sarei andato, cioè non ero da solo, c'era un altro ragazzo se non sbaglio, poi non ho visto bene. Abbiamo risolto subito per fortuna, ha chiesto subito scusa senza problemi, è venuto sia lui che capitano Fuse. Non c'è nessun problema, fallo di gara. Io vi volevo fare una domanda riguardo alla mancanza di Kundispa, un attaccante che è stato abbastanza importante nelle scorse partite del Bologna. In che modo vi potrebbe svantaggiare questa cosa e dall'altro lato in che modo voi ne potrete trarre vantaggio? Ma più che svantaggio è un dispiacere umano, perché è brutto che in tornei del genere tra amici, ragazzi, perché ricordiamo sono tornei, sottolineiamo tra amici, succedono queste cose. Da buon capitano ho ripreso Kundispa, ci può svantaggiare perché comunque saltano tutti gli schemi che ci siamo preparati e giocheremo in una forma nuova, ok, che non abbiamo mai testato. Sicuramente Kun era un giocatore molto importante per il Bologna, quindi quello che dice Pier è giustissimo, noi dobbiamo dare il 100%. In che modo e soprattutto come vi siete preparati per una partita così tanto importante che permetterà alle squadre di accedere ai playoff? Allora, con molta concentrazione innanzitutto. Mi hanno detto che il Bologna è una bellissima squadra e ha giocato molto bene contro la Roma. La Lazio è una squadra molto complicata, ma oggi è dentro o è fuori, quindi bisogna per forza vincere. Parte fuori nella Lazio Gigi, invece il capitano del Bologna Pierino si va, divertiamoci, inizia Lazio Bologna, Pierino, posta il Bologna. Pier, guarda Orm largo. Va da solo, ci prova col destro, una parata di DC System, subito reattivo. DC System, chiama solo
La palla in verticale per Baldi, che viene atterrato da Pechini. Calcio di rigore per la Lazio. Non stiamo a giocare qui. E non prende il pallone. Intanto occhio a un giallo ed è per Iaio. Rischia l'arbitro. Ma Gigi abbatte la porta. Fa 1-0 per la Lazio. Il capitano con la 10 sulle spalle. 1-0. Nuove Baldi. Gigi con l'appoggio. Lorenzo Roma con una palla un po' pigra. Chiuso Baldi. Arrivano i due fischi dell'arbitro. Finisce anche il primo tempo di Lazio-Bologna. Tu perché non sei pronto, Sick? Perché Fede è pronto e tu ancora no? Perché io sto gufando. Tiger passa per Pierino, che vuole puntare l'area. Va col destro! Bucato sotto le gambe di C-System. Ha pareggiato il Bologna. A capitano risponde capitano. Segna Pierino, 1-1. Dai! Dai, cazzo! Così! A battere Lorenzo Roma, andrà forte, teso dentro, la tocca Pechini, doppio riflesso, poi il sfondamento, ancora come un toro ad incrociare col destro Pierino. Dagliela. Nemos, Savage carezza il pallone, ma c'è Tiger che blocca tutto, vicino da Davide il critico. Ora Bologna scoperto, Savage, gran giocata, mega giocata di Savage. Doppio passo, avversario fuori giri, sinistro all'angolino e 2-1 per la Lazio. Eccole qui le giocate di Savage. Palla al limite, Lorenzo Roma, 1-2 con Gigi che non si chiude. Davide il critico velocizza, Bologna ha poco tempo. Occhia Pierino, ne punta tre contemporaneamente, DC System se la ritrova in anticipo su Wom. È finita, ha vinto la Lazio, finisce 2-1 per la squadra bianco-celeste. Savage, complimenti per aver segnato il gol che ha fatto qualificare ai playoff la Lazio, come ti senti? Sono felice, soprattutto perché dopo la botta con il Milan che avevo dato a Ragnar mi ero fatto malissimo. Avevo paura per questa partita, alla fine gioco meglio quando sto peggio. Possiamo dirlo, Pechini, ormai siete usciti, ma potresti vincere ancora qualcos'altro, magari il premio di miglior portiere alla fine di questa Summer Cup. Cosa ne pensi? Sarebbe davvero un onore, è la mia prima partecipazione in questo torneo. Sarebbe davvero un onore vincere questo premio, nonostante ci sono dei portieri molto forti. Ho aiutato la mia squadra, purtroppo non è bastato oggi, siamo usciti da questa competizione, ma sono orgoglioso dei miei compagni. Come siete preparati per questa partita? Soprattutto lo chiedo a te, che diciamo... da questo lato abbiamo un avversario che si è dimostrato molto più forte. Noi siamo in questo momento, credo, anche vedendo i valori in campo, vedendo una giornata di partita, la squadra dai valori tecnici inferiori. Quant'è secondo te la superiorità di quest'Inter rispetto alla Juve? Allora, lacrime a parte, la superiorità è talmente tanta che addirittura ho ricevuto pressioni in queste ultime 24 ore per fare un bel biscottino. Inter e Juve faranno me un biscotto? Direi di no, anzi, come direbbe Inzaghi, giocheremo nel migliore dei modi, ecco, quindi preparatevi per un'altra goleada. Qualche sensazione di questo prepartito? Al volo? Allora, la pressione ce l'hanno loro perché rischiano di essere eliminati, quindi noi siamo più tranquilli, però ci impegneremo lo stesso perché comunque dobbiamo onorare la competizione. Quanto temete l'eliminazione? Pensate che sia una possibilità concreta? Purtroppo sì, purtroppo è una possibilità molto molto concreta. Dovevamo e potevamo vincere soprattutto la partita contro la Fiorentina, non l'abbiamo fatto, e quando poi devi affrontare come ultima del girone una delle squadre più forti del torneo, tutto quanto è un pochino più difficile. Benvenuti a Inter-Juve. La Juve perde con 2 gol di scarto, passa la Fiorentina con un gol di scarto, quindi da 2-1, 3-2, 4-3 eccetera, quindi vittoria dell'Inter, passerebbe comunque la Juventus nei confronti dei Viola. Si parte, divertiamoci. Chinosci, Rizzo, la chiusura di Gnabry. Gnabry, palo! Ha quasi fulminato Rizzo. Fischia l'arbitro, va Jay Pata, cerca con il piattone e poi la conclusione sul palo, altro palo dell'Inter. Molto sfortunata la squadra nerazzurra stavolta con Raimondi. Occhio a Gnabry, 1-2 e Gnabry a porta vuota fa 1-0 per l'Inter. L'altruismo di Jay Pata, il senso del gol di Gnabry, del capitano. Jay Pata, viene a fare gioco basso. Non si complica la vita perché lui queste le giocate le fa alla grande. Ma che gol ha fatto? Che gol ha fatto Jay Pata? È partito dalla sua area di rigore
ha superato almeno 3 giocatori avversari e poi l'ha messa in porta, peraltro dopo essere stato braccato da 2 nella sua area. Gol veramente fantasmagorico di Jay Pata. Finisce il primo tempo, questo derby d'Italia. Gnabry, primo tempo? Ma direi molto bene, una sperimentazione delle semifinali. Voglio sapere una cosa però, quanto incide la guida tecnica di Ematoshi? Ma sinceramente io non lo ascolto neanche perché sono focussato su... Oh, scherzo. Insa. Isaac. Insa. O Bianchi. Isaac. Molto bene l'Inter. Che palleggia Insa, non c'è fallo di Nana, occhio alla Juve, Pipega, Pipega col sinistro palo e gol! 2-1, ha segnato la Juve, ufficiale ha segnato la Juve, Pipega vuole sentire il pubblico. Nana non ascolta Rizzo, gli urla lascia e va da solo, l'Inter rientra in fase difensiva, doppio passo di Nana, movimento di Ortelli, Ortelli, ancora per Nana, parata di Isak! Parata di Isak, non con le mani come faceva con il Milan. Jay Pata dall'altra parte segna l'Inter. Praticamente il gol lo fa metà Isak e metà Jay Pata. Posizione per l'Inter. Pronto Venom. Andrà di precisione tra la barriera della Juventus. 4-1 per l'Inter. Gol di Venom. Jay Pata ancora con stile, rimpallo, Nana con la gamba alta a stoppare tutto, ma la Juve non riparte. Gnabry, un po' di confusione, tunnel sul Rizzo da parte di Venom. 5-1 dell'Inter, manita e doppietta di Venom con il triplice fischio che arriva adesso. Inter, come detto, già in semifinale, Juventus eliminata, va avanti la Fiorentina. Colpo Gobbo, cos'è successo in questo secondo tempo che ha fatto perdere così tanti punti alla Juve? Cosa è mancato? Qual è stato l'elemento determinante? Non ho nulla da dire, miei ragazzi, avrete da ridire sulla costruzione della squadra. Non ci teniamo a fare figure di merda, abbiamo cercato di salvare la faccia e mi auguro che una Summer Cup simile la Juventus non la riviva mai più. Questo è assodato, ci metto la faccia io in primis, ecco. Quanto fa male questa eliminazione? Tanto, perché venivamo da una YouTuber League molto bella. Eravamo venuti con un'idea di un gruppo, purtroppo sono successe determinate cose che non ci hanno permesso di presentarci come volevamo. Che hai da dire? Qualcosa, magari un messaggio per gli juventini che sono stati eliminati? Mi dispiace, in realtà no. Però li capisco, nel senso, hanno avuto 2 defezioni all'ultimo che chiaramente le hanno cambiate. Quindi la verità è questa. Quali sono state, secondo te, le differenze dell'Inter tra appunto i 2 tempi? Allora, secondo me il primo tempo noi abbiamo giocato in maniera più equilibrata rispetto a loro. L'unico gol è arrivato da un fallo che secondo me su di me c'era, ma questo, vabbè, si può sbagliare, e quindi secondo me è stata quella la differenza, che noi abbiamo gestito meglio il campo e le energie. Poi ovviamente noi abbiamo Jay Pata. Come siete preparati per questa partita? Utilizziamo le stesse tattiche, solamente che Leonardo De Carli si è fatto male, si è infortunato. Al suo posto c'è un nuovo innesto che non ho mai visto giocare, non so chi sia. Da quello che vedo è ben piazzato, quindi speriamo bene, dai. Invece Fede, immagino che la vostra tattica sia usare la testa. Ci proviamo, è fondamentale, perché i piedi non sono un granché, quindi almeno la testa proviamo a usarla. In porta c'è Sergio, io sono terrorizzato, nel senso che ieri 2 partite, 2 gol e adesso gioca in porta. Secondo me non ti fa passare. L'importante è che faccia passare Sam e poi siamo a posto. Con che tattica hai preparato i ragazzi? No, i ragazzi innanzitutto sono sicuri di essere primi in classifica, diciamo questo, quindi siamo già qualificati alle semifinali. Ho chiesto loro di comunque giocarla bene questa partita e ho chiesto loro anche di fermarsi in caso intorno al decimo gol, cioè intorno al decimo gol di rallentare. Cercherete di giocare un pochino di più in difesa per compensare la mancanza di un vero e proprio portiere, o comunque manterrete una tattica che punta al gol, una tattica aggressiva? Partiamo dal presupposto che siamo qui per fare bene e per vincere, quindi assolutamente non c'è una tattica difensiva. Non è detto. Scusate, ma io per forza devo fare l'intervista vicino a questo mister qui. Cioè, non possiamo... Vediamo se sta partita sarà easy per il boss. Dai. Si va, divertiamoci! È iniziata Milan-Roma! Sergio Cruz, scatto di Reid, scatto anche di Sergio Cruz, palla al piede, cercato Reid! Ha sbagliato, a 1,5 metri dalla porta! Questa squadra, nonostante sia il portiere, Pellegrino l'alza!
Parte Samuel, è sempre un pericolo. Samuel è saltato Pellegrino, Alessio Bucci a porta vuota, segna 1-0, da ex non esulta. Tifosissimo della Roma non esulta sotto lo speaker i tifosi giallorossi, ma il Milan ha trovato il gol del vantaggio. Subito a segno il Milan al primo tiro in porta. Pellegrino torna da Marconi. Ragnar Nelson a disturbare Sergio Cruz, inseguito in marcatura da Michi Rapolla. Rilazza, sponda sul zoccolo duro. 2-0 del Milan. Dai. Marconi che del velo Reid. Marconi gliela dà addosso. Reid visto per un attimo la porta, poi spazio che si chiude, riparte il Milan. E 2-0. Harry Lazza per Off Samuel che ha sbagliato, ha preso il palo, incredibile, incredibile. Samuel, vediamo se risponde subito. Eccola, eccola qui la risposta di Off Samuel. Zittisce i critici. Gnabry, pensa tu che sto arrivando, Ci vediamo in finale. Possesso del Milan. Bucci, la puntata, non male come idea. Sergio Cruz in calcio d'angolo, ma non c'è più tempo. Finisce il primo tempo con il vantaggio del Milan sulla Roma. Simo, di prima, Talamoni se lo mangia Pellegrino e va da solo, gran giocata. Fede Marconi con la sua conclusione. Fede Marconi deve rientrare, Ragnar temporeggia. Poi vicino da Talamoni, un po' isolato, sempre Pellegrino, li ha chiusi tutti. E poi con la puntata, ma Ragnar è impenetrabile oggi. Sergio Cruz, Pellegrino. Sergio Cruz ha visto la porta, è sempre zoccolo duro. Poi Marconi, Fede Marconi, segna il gol per la Roma, il gol della speranza, chissà, magari anche il gol. Easy per Fede Marconi. Stiamo 3-1 per noi. L'unico che non deve segnare perché io ci dormo assieme. Esatto. Numero di Sickwolf. Rapolla per Reid. Occhio al contatto. E qui c'è più di un dubbio secondo me, Qui c'è più di un dubbio perché Ragnar ha preso pieno Reid. Riparte il Milan. Off Samuel. Fischia l'arbitro qualcosa. Gioco fermo, gol del Milan, sarebbe il quarto, non vale. O fischi il calcio di rigore e là poi possiamo discutere. O fischi il fatto che sia a terra, ma se non fischi io posso andare a segnare. Cioè, il calcio è questo. Se fischi poi non dire, no, stiamo ancora decidendo. Guarda, non funziona così. Non è un Obbrobriosa. Da ufficio inchieste. Zoccolo duro. Tacco. Off Samuel. Harry Lazza. Traversa gol. 4-1 del Milan che evidentemente la chiude con la firma anche del capitano Harry Lazza. Infatti finisce qui. Roma va comunque da terza in classifica avanti, giocherà il playoff contro il Napoli. Allora Sergio, com'è stato giocare in porta? Allora non mi sono divertito per niente, diciamo che se andiamo mosci così a giocare le partite faremo fatica a vincere e passare il turno, quindi se vogliamo andare in semifinale dobbiamo cambiare subito atteggiamento tutti. Che cosa poteva fare di meglio il Milan secondo te? Che cosa potrà migliorare soprattutto per la prossima partita? Dobbiamo giocare un po' più da squadra, abbiamo perso un elemento che comunque si era importante per noi, però ho visto un Inter molto in forma che secondo me sarà il nostro competitor assieme al Napoli. Allora Reid, era fallo, non era fallo, era rigore? Era fallo, era rigore, parlo pure con Ragnar, la gamba mi è rimasta impuntata, lui mi ha preso la gamba e niente, peccato che non ha fischiato, non lo so. Fratellanza tra pelati purtroppo non c'è. Siamo arrivati finalmente ai playoff, non si scherza più e quindi adesso è eliminazione diretta. Quanta pressione c'è per i campioni in carica della YouTuber League? Beh no, la pressione è tanta soprattutto quando si parla di dentro o fuori, no? Che non puoi sbagliare nulla perché puoi pagare qualsiasi cosa in partite di questo tipo, quindi la pressione è molto alta. Avete acquisito esperienza? Vi sentite più uniti come squadra? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la Fiorentina perché ha creduto in noi, ha creduto in questa competizione perché ci ha donato le maglie da gara della prossima
prossima stagione, quindi per noi questo è un grande orgoglio e vanto. Lotteremo e daremo tutto. Come avete preparato le squadre e soprattutto cosa vi aspettate dai vostri giocatori? Ovviamente grinta e determinazione, perché so che la Fiorentina ha degli elementi molto interessanti. Poi due allenatori così, figurate. Temete la Lazio, che appunto è una delle squadre che almeno sulla carta risulta la più competitiva, la più temibile? Assolutamente sì, era la peggiore da incontrare perché è la migliore sulla carta. Ce la giochiamo a viso aperto, siamo molto gasati e siamo qui per mettercela tutta. Si va, primo pallone della Lazio. Ora rischia qualcosa, Savage, finta e poi destro. Ancora un'enorme parata. Savage fuori, Lorenzo Roma, controllo e conclusione sotto le gambe di Ferroni. Esulta il 32, sotto il popolo laziale, avanti la Lazio con la puntata di Lorenzo Roma. Gigi mette ordine, calma. Savage addosso, palla forse tardiva, riconquista la Fiorentina. Pucci è solo! Se l'hai mangiato qui, Ancora Gigi, davanti Baldi, saltato il primo uomo, ancora Gigi! Ha fatto tutto lui, ha fatto tutto il capitano della Lazio, 2-0, assegno anche il 10. Gigi, scambiano i due veterani, va Gigi, nasconde il pallone, Gigi! Col sinistro, stavolta viene murato, poi si accontenta della rimessa laterale. Finisce il primo tempo. Scioltezza abbastanza? Sì, stiamo giocando abbastanza sciolti. Penso che stiamo giocando meglio della partita prima col Bologna. Siamo arrivati abbastanza stanchi, scarichi. Però adesso ci siamo ripresi. Sicuramente il fatto che abbiamo giocato dopo un paio d'ore ci sta aiutando. In verticale per il taglio di Roma. Gran combinazione. Segna Savage sull'assist di Lorenzo Roma, che dopo il gol regala anche la gioia al suo compagno. Baldi in marcatura su Pucci, palla sul secondo palo, Pucci traversa, forse anche DC System. Intanto è finita. La Lazio ha battuto la Fiorentina con un netto 3-0, ha dominato, va in semifinale. La squadra biancoceleste affronterà l'Inter e tra poco l'altro playoff. Roma e Napoli, in attesa c'è il Milan chiaramente. Ragazzi, quanto vi fa paura l'Inter adesso in questa semifinale? No, paura di nessuno. Allora, sono forti, sono tanto forti. E noi però abbiamo una vendetta da consumare, perché l'anno scorso in semifinale con l'Inter abbiamo perso. L'anno scorso loro hanno dovuto fare i playoff e noi eravamo passati per primi. Quest'anno è il contrario, spero sia il contrario anche la semifinale, ma sarà difficile. L'Inter è veramente una grandissima squadra. Insieme al Milan, secondo me, sono due che si potevano giocare la vittoria del titolo e infatti stanno in semifinale. Concordo anch'io con quello che hanno detto, dobbiamo stare attenti a Cepata che sta facendo il panico. Paura di nessuno, ma dobbiamo fare il nostro, dai. Niente ragazzi, è finita per voi, siete usciti a questi playoff. Qualche pensiero, qualche ultima considerazione? Ce l'abbiamo messa tutta, come tutte le partite. Prima esperienza. Non ci siamo mai allenati durante l'anno per vari problemi, quindi anche tra di noi serviva conoscerci, ci siamo conosciuti. Però siamo arrivati qua, abbiamo passato il girone, abbiamo messo fuori la Juventus, che onestamente è stata una bella soddisfazione. Sentiamo anche Catto, che è rimasto infortunato in queste partite. Cosa ti è successo? Io ho provato con il Napoli a giocare anche se avevo dolori e purtroppo ce l'ho messa tutta. Ci risiamo. Ormai posso dire che è consuetudine, è un classico. Chi passa, comunque non vince, però. Ma perché avete così tanta paura dell'Inter e del Milan? Il Milan è uno squadrone e l'Inter anche, quindi sono le squadre sicuramente da battere, nonché le finaliste dell'anno scorso. Che per voi potrebbe essere una prova di rivincita semifinale dell'anno scorso, quindi intanto ci siamo noi. E poi si vede. Con calma dici, con calma. Con calma sì, anche perché avete visto Sergio Cruz, 35 anni, non sa coprire la porta. No. Questa l'ha detta anche Robert in finale del Pallone d'Oro e non ha portato bene. Andre, tu da napoletano sei scaramantico, vediamo. Sì. Adesso, lo sai qual è la cosa divertente? Che adesso sorridiamo entrambi. Dopo sicuramente, vabbè, non dico niente. Secondo voi quali sono i punti deboli della vostra squadra e come cercherete di smussarli in questa partita? Allora, noi diciamo che vista l'ultima partita contro il Milan ci è mancato un pizzico di cattiveria in più, quindi un pizzico di aggressività calcistica. Invece per te? Ma mi hai fatto una domanda.
domanda chi è il nostro punto debole. Farò un nome solo, ma più che altro per spronarlo. Simone Crispo sta segnando ben poco, non mi sta sentendo, però io l'ho detto, mi aspetto tantissimo da te. Secondo playoff è Roma-Napoli, squadra in campo. La vincente andrà in semifinale, ad aspettarla c'è il Milan. Discorso del capitano Fede Marconi, che mi ha promesso tra 14 minuti che mi farà gli auguri di persona. Voglio vedere, mi hai costretto a passare la mezzanotte del mio compleanno qui a commentare te, veramente il punto più basso della mia carriera da telecronista, ti ringrazio. Napoli gioca il primo pallone, Fede Marconi si gira dalla parte giusta, vediamo cosa fa, ancora Fede Marconi, la gioca orizzontale, Tareid che se l'allunga, palla toccata da Baffo, rimessa laterale, no, calcio di punizione per il Napoli, fallo di Reid su Baffo, quindi si riparte con il calcio di punizione per il Napoli. Silvece, no! Tanto ci ha messo troppo lo stesso Baffo, ha aspettato troppi secondi, da regolamento l'arbitro inverte questo calcio di punizione. Michi Rapolla può fare Paolo Dybala, ha un sinistro, sinceramente scambierei volentieri con il mio. Fammi la palla! Ha bucato la barriera e ha fatto 1-0 per la Roma, come Paolo Dybala esulta sotto la Sud, anche se non è curva Sud. 1-0 per la Roma, il sigillo del 21, il sigillo di Michi Rapolla. Punizione nostra, non so, non ha fischiato e ha dato la punizione al contrario, vabbè. Ma poi stava la mano alzata del barriera, e stava con la mano alzata la barriera. C'è un po' di polemica, un po' di tensione, perché giustamente il Napoli dice stavamo facendo la barriera. Viene ammonito Simone Crispo per proteste dall'arbitro. Ma che fallo è? Rapolla l'ha messa in porta, Mirko! Bucando la barriera, facendo 1-0 per la Roma. Ovviamente episodio che creerà... Caro Fede Marconi, mancano 4 minuti al mio compleanno comunque. È importante ricordarlo perché mi hai costretto qua, mi hai legato alla rete. Mi piace questa invasione di campo, anche con la banana. Intanto gioca il Napoli con Crispo, due volte Crispo. Grazie ragazzi, grazie. È un gran pensiero, è un gran pensiero. Lo dedico a voi, grazie. Tanti auguri a te. Mi fate commuovere, grazie. Grazie veramente. Grazie. Tanti auguri a te. Intanto gioca la Roma e per poco non segna Sergio Cruz. Grazie. Sergio Cruz. Fischia due volte l'arbitro. Finisce il primo tempo. Avanti la Roma. 1-0. Io intanto continua a pestare il filo. Fede Marconi, deviazione, Michi Rapolla, palleggio, palleggio e conclusione. Palla larga, cosa stava per fare Michi Rapolla? Matthew. Baffo. Crispo. Numero di Crispo, è passato Crispo, Pellegrino. Prima di Mirko. Gran chiusura ancora, Marconi. Michi Rapolla, primo pressatore. Ora si allarga, si defila su Matthew, che cerca il centro del campo, gliela tocca Rapolla, ancora Matthew, di fisico, ma anche con discreta qualità, ancora Matthew, inventa, profondo, Crispo, accarezza e calcia! Che occasione per il Napoli, che ha messo fuori di pochissimo. Buona, buona, no, no, oh, no. Era 4, era 4! E qui occhio, perché c'è una punizione a due dentro l'area, ma perché sono passati troppi secondi. Tocco e Crispo che bacia la traversa. Occhio a Dario, occhio a Dario, occhio a Dario che infila Antoine e pareggia per il Napoli. Ci pensa il portiere azzurro a rimettere le cose in equilibrio con un sinistro fulminante, pareggia il Napoli. Antoine sceglie il rinvio lungo a cercare il fisico di Sergio Cruz, si allaccia con lui Iannace, calcio di rigore per la Roma, calcio di rigore per la Roma, fallo di Iannace che viene ammonito,
abbraccio troppo caloroso su Sergio Cruz, altre polemiche. Se volete che usciamo, andiamo a fare il compleanno di Mangi. Andiamo a festeggiare, tanto... Tanto siamo al rigore, che ogni volta che intervieni c'è un gol. Sergio Cruz para Dario! Ha parato Dario! Fenomenale Dario! Fuori dai pali, ma soprattutto dentro la porta. Si resta 1-1 e forse giustizia è fatta. Ma io prego, non molliamo. Vediamo cosa fa. Da fermo, sposta e calcia Dario! Vi prego, non molliamo uno. La Dario Ciris. Vi prego, non molliamo uno. Palla illuminante di Fede Marconi. Che palla che hai messo, Fede! Chiuso Cruz, che poi va ancora a trovare un enorme Dario. Dai, un insuperabile Dario. Ancora, Dario! Attenti! Bravo, Silve! Poi Baffo. Attenti, testa dietro! Cruz. Davanti il pallone, sono due della Roma e uno del Napoli. Vince Baffo, occhio a Cruz. A terra, giocatore del Napoli. E gioca ancora fermo. Niente, non ce la possiamo fare. Speriamo che non si sia fatto male, chiaramente. Non mi ricordo più i nomi. Sergio Cruz ha battuto da Baffo. Calcio di punizione per la Roma. No, non potete dire che è rosso, questo è giallo. Ve lo sottoscrivo adesso. Giallo, doppio giallo, rosso. Doppio giallo e cartellino rosso. Grazie alla regia per l'aiuto. Napoli in 4. Una barriera a 3. Batte Fede Marconi. Berbighi Rapolla. Finisce adesso 1-1 tra Roma e Napoli. Saranno i calci di rigore a dirci chi andrà in semifinale a sfidare il Milan. Primo rigore di Matthew batte alto. Ha sbagliato il Napoli. Primo rigore della Roma sarà di Sergio Cruz. Sergio Cruz contro Dario. Va Sergio Cruz! Avanti la Roma! Dopo un rigore a testa. Ci pensa Dario, che ha segnato il gol dell'1-1. Parte Dario! Che rigore! Raid e Dario, vis-à-vis. Raid! Sceglie la soluzione, potente centrale. Simone Crispo contro Antoine. Va Crispo, non può sbagliare. Confronto tra il capitano della Roma e il portiere del Napoli. Va Fede Marconi, 3 su 3 della Roma. Fius contro Antoine, non ricordo più nulla. Napoli ne ha sbagliato uno. Va Fius, la tocca soltanto Antoine, non basta, segna il Napoli. Se segna Pellegrino e sbaglia il Napoli, vince la Roma. Vediamo. Pellegrino sbaglia! Adesso il Napoli ha la possibilità di raddrizzare tutto. Mirko dal dischetto! Bravo, Michi Rapolla. Abbiamo perso il conto. Michi Rapolla! Che rigore! Palla dentro, si va a oltranza. Iannace, primo rigore a oltranza per il Napoli. Iannace, centrale. Ora se la Roma sbaglia è il Napoli ad andare in semifinale. Prego. Antoine, para Dario. Il Napoli batte la Roma ai calci di rigore e domani affronta il Milan in semifinale. Esce ma a testa non alta, di più. Che succede? Il calcio, quindi
complimenti al Napoli, penso che abbiamo dato tutto perché ci siamo allenati e ho provato a dare tutto me stesso in questi mesi per preparare questa competizione, sapendo che non eravamo i più forti e non partivamo da lì. Però quando dai tutto alla fine, in un senso o nell'altro, penso che sia giusto lasciarsi andare. E quindi poteva finire in tutti i modi, hanno vinto loro e gli auguro un in bocca al lupo per il proseguimento della competizione.